Sto finendo questo cappello sciarpa estone e vorrei far vedere il punto che ho usato. Perché a parte queste righine, che ci crediate o no, tutto questo ben di Dio sono le variazioni sul tema, sempre dello stesso punto. Non è jacquard, è un punto con maglie passate, si lavorano due ferri con un colore e due ferri con un altro, si sviluppa su 4 maglie e 16 ferri. Ma in realtà i ferri da imparare sono appena due e possiamo ridurlo o aumentarlo in altezza e può essere lavorato in due colori, cosa che faccio vedere nel video, o a tre colori. Sotto il video metto la descrizione della distribuzione dei fili perché il procedimento è lo stesso. Dicevo, 16 ferri, ma basta impararne due. Abbiamo i ferri dove ci sono un diritto e una maglia passata e altri con una maglia passata e tre diritti. Tutto qua. Combinando queste due sequenze e variando l'ordine dei colori e il modo di lavorare il ferro pari, possiamo ottenere un'infinità di variazioni e effetti sobri o ricchi. Qua, per esempio, ho lavorato il motivo due volte, 16 più 16 ferri, ma nella seconda parte ho invertito i colori, invece di iniziare col colore scuro, ho iniziato con quello chiaro. Qua ho inserito in mezzo alcuni ferri senza cambiare colore e l'aspetto è cambiato. Qua al ritorno, invece di lavorare a rovescio, ho lavorato a diritto e ho ottenuto questa fila di rovesci decorativi sul diritto del lavoro. Qua, sempre al ritorno, al ferro pari, non ho fatto le maglie passate, ho lavorato tutte le maglie e l'aspetto è cambiato. Qua da qualche parte ho inserito un ferro non previsto dal disegno. Qua con una piccola modifica ho ottenuto un punto che non sembra neanche lui. L'unica accortezza da usare quando facciamo queste variazioni è non passare una maglia per più di due volte. Per esempio, se questa maglia al ferro 3 e al ferro 4 l'ho passata e al quinto ferro voglio inserire un ferro di mia fantasia, devo fare in modo che questa maglia venga lavorata, altrimenti si creano queste maglie allungate e si compromette anche la struttura. A proposito, questo è un punto bello anche perché queste maglie passate creano una struttura, una superficie molto particolare e non ci vuole neanche un gran contrasto di colore per avere un aspetto sofisticato. Sto lavorando con il filato Kaoni che ha le parti quasi sgargianti e altre cupe, ma anche quando mi capita un tratto dove non c'è contrasto, grazie a questa struttura l'effetto è molto bello e ci accorgeremo al settimo ferro nella versione a due colori che le maglie diventano tutte dello stesso colore, quindi potrebbe venire la domanda perché non lavorarle senza le maglie passate, semplicemente a maglia rasata. Si può anche fare, però cambierà la struttura. Io sono nel bel mezzo del lavoro, ma se devo partire, avvio un numero di maglie multiplo di 4 più i ferri dritti e le due maglie di vivagno. Inizio con il filo scuro che chiamerò A e al primo ferro lavoro tutte le maglie a diritto. Ai ferri pari o ai giri pari, le maglie andranno lavorate come si presentano. Perciò, fatta la maglia di vivagno ai ferri dritti, giro il lavoro e il secondo ferro lo lavoro tutto a rovescio. Naturalmente ai ferri circolari lavorerei tutto a diritto. Con le maglie passate tra i rovesci eastern e i rovesci classici preferisco quelli classici, perciò lavoro in questo modo. Al terzo ferro prendo il filo chiaro B e fatta la maglia di vivagno e ferri dritti e niente ai circolari, faccio una maglia diritta e una maglia passata con il filo dietro, un diritto
una maglia passata, un diritto, una maglia passata. Ottengo così l'alternanza delle maglie chiare lavorate e scure passate. Fatta la maglia di vivagno, giro il lavoro e, come dicevo, lavoro le maglie come si presentano, e cioè le maglie passate continuo a passarle, stavolta con il filo davanti, di modo che rimanga sul rovescio del lavoro, e le maglie lavorate le lavoro, dato che mi trovo sul rovescio, a rovescio. Chi lavora ai circolari naturalmente troverà davanti le maglie lavorate a diritto, le lavorerà a diritto, e le maglie passate le passerà con il filo dietro, in modo che rimanga sul rovescio del lavoro. E d'ora in poi non lo preciso per i ferri pari. Al quinto ferro, di nuovo col filo A, faccio una maglia passata, quella chiara, e tre diritti: scuro, chiaro, scuro. Una maglia passata e tre diritti. Questa non l'avevo passata bene. 1, 2, 3. Una passata e tre diritti. Così ho l'alternanza una maglia chiara e tre scure. Al settimo ferro continuo con il filo A e faccio la stessa cosa, però tutto sfasato di due maglie. Perciò lavoro due diritti e poi, come prima, una maglia passata e tre maglie diritte. Si può vedere che la seconda maglia diritta capita sulla maglia chiara, e di nuovo una maglia passata e tre diritti, una maglia passata e tre diritti. Visto che avevamo inserito due diritti all'inizio del ferro, alla fine, fatto il penultimo motivo, una maglia passata e tre diritti, troveremo l'ultimo incompleto, una maglia passata e un solo diritto, perché due sono scappati all'inizio. Il nono ferro è uguale al terzo. Torna il filo B e faccio un diritto, una maglia passata, un diritto, una maglia passata. L'undicesimo ferro, una maglia passata, tre diritti, una maglia passata, tre diritti. Il tredicesimo ferro è uguale al settimo, però è lavorato con il filo B, quello chiaro. E come al settimo ferro, sfaso tutto. All'inizio inserisco due diritti e poi, come prima, una maglia passata e tre diritti. Una maglia passata e tre diritti. Alla fine del tredicesimo ferro avrò una maglia passata e un solo diritto, e la maglia di vivagno naturalmente. Al quindicesimo ferro il filo A scuro è l'ormai consueto: un diritto, una maglia passata, un diritto, una maglia passata. Praticamente tutto il punto è basato sui ferri in cui abbiamo un diritto, una maglia passata e altri ferri con una maglia passata e tre diritti.
e ogni tanto questa maglia passata e tre diritti li sfasiamo. E su questa alternanza si possono giocare tantissime variazioni.